Maggiore assistenza per i cardiopatici. Il Frangipane ha potenziato il servizio immunotrasfusionale spostando l'unità operativa detta TAO diretta ad Alfredo Fortunato al quinto piano del presidio ospedaliero, dove prima erano allocati gli uffici amministrativi, ad oggi trasferiti quasi interamente nel capoluogo irpino. Nuovi spazi recuperati, come promesso dal direttore ospedaliero Oto Savino, che renderanno le cure degli oltre 600 pazienti mensili più agevoli. Il servizio immunotrasfusionale non ha avuto mai il pericolo di essere chiuso, perché è stata un'iniziativa della direzione sanitaria e del direttore dell'unità operativa innanzitutto circa 6 anni addietro. Abbiamo fatto una scommessa, anche su pressanti richieste dei medici della medicina del territorio, di istituire un centro per la terapia anticoagulante. Fu una scommessa, iniziammo questa attività negli spazi in dotazione all'attuale servizio immunotrasfusionale. È cresciuto questo ambulatorio e allo stato attuale serve circa 600-700 pazienti. 600-700 pazienti vuol dire 30 pazienti al giorno, per cui è cresciuto in modo spropositato. E che cosa si è verificato? Che in un'area veramente critica si veniva a convivere il servizio immunotrasfusionale, questo centro per la terapia anticoagulante, la divisione di medicina e la divisione e l'unità operativa di radiologia. Di modo che, insomma, non erano rispettate, diciamo, le regole essenziali di un vivere civile nell'ambito ospedaliero. Non c'era privacy, non c'era rispetto di niente. Allora sono maturati tempi per cui, pressato anche dalle insistenti richieste di alcuni amici, quali il presidente del Lions, il geometra Grasso, oppure l'amico Rodolfo Cardinale, che quotidianamente trovo nelle mie passeggiate in villa, insomma, abbiamo provveduto a trovare degli ambienti più adatti ad allocare questo centro per la terapia anticoagulante. Il personale, benché ridotto a poche unità e a costo zero, riesce in sole 2 ore ad effettuare prelievo, esame e terapia giornaliera con la somministrazione dei farmaci anticoagulanti per i pazienti colpiti da malattie cardiache. Noi operiamo su 6 giorni lavorativi, tenendo conto 600, un'utenza di 600 pazienti, con un controllo mensile di 2 accessi, vuol dire avere 1200 accessi mensili. 1200 accessi mensili distribuiti su anche 25 giorni lavorativi vuol dire un'utenza di 50 persone giornaliere. Tenendo conto che noi concentriamo il prelievo del sangue e l'esecuzione degli esami e la terapia in poche ore, quindi l'organizzazione è estremamente concentrata e questo è il motivo fondamentale dell'esistenza di questo centro. Prima questi pazienti ottenevano un risultato in circa 2 giorni, dal prelievo alla terapia. Più delle volte era una terapia data verbalmente. Questo che cosa costituiva? Costituiva un grosso svantaggio perché la terapia anticoagulante orale richiede il mantenimento di range terapeutico molto ristretti. Non essere in questo range terapeutico vuol dire rischiare complicanze sia emorragiche che trombotiche e questo purtroppo avrebbe aumentato diciamo, i disagi per questi pazienti e soprattutto i costi per il servizio sanitario. Grande soddisfazione viene espressa proprio dai pazienti. Due di loro hanno promosso lo scorso dicembre una raccolta firme consegnata alla dirigenza sanitaria, un pressing che ha velocizzato i procedimenti già per la verità in corso. Cittadini i quali, convinti dalle proprie esperienze personali positive presso il Frangipane,
stanno avviando una prossima battaglia, l'installazione dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica. Sono e siamo molto soddisfatti di quello che è avvenuto oggi, con una nuova sede in un ospedale che ha bisogno di queste cose. Dobbiamo ringraziare lo staff, cominciando dal direttore Savino e da qualche altro in questo momento, che veramente si sono battuti, ma anche noi cittadini ci siamo battuti. E vorrei solamente aggiungere una cosa: non si dimentichi la città, chi amministra in alto questa struttura, che Ariane è una dea di secondo livello. Manca la risonanza magnetica, come lo hanno dato ai privati, lo devono dare per la legge 49 anche ad Ariane Irpino. Grazie. E sicuramente faremo un'altra battaglia per la risonanza magnetica, che ci vuole qua come ospedale, dea di secondo livello, quindi ci dobbiamo impegnare tutti quanti a far mettere sta benedetta risonanza che ci serve. Non ci possono mandare in giro per la provincia.